Ciao a tutti, buona giornata. Godiamoci oggi con una tazza di tè vicino alle finestre. Forse è una buona giornata. E oggi è martedì 12 ottobre 2021. Che presagi hai oggi? Scopriamolo insieme per sapere. Oroscopo Paolo Fox. Oroscopo Cancro. Luna sgobbona, urge darsi una mossa. Sobillata dal sestile di Giove che la vuole fiduciosa e produttiva, anche la luna odierna, di regola pigra, transitando in sesta casa, si fa più precisa e zelante. Esattamente il vostro contrario. Risaputo che tendete a perdere tempo con il naso per aria, a inseguire le nuvole dei vostri sogni. Non oggi però, il rimprovero arriverebbe immediato e con la coppia Mercurio-Marte in quadratura e con l'occhio severo di Plutone opposto c'è poco da scherzare, se rispondete a tono, alzando la voce, l'escamotage per licenziarvi salta subito fuori. Pensate piuttosto a qualcosa di bello, la vostra cassetta ordinata, la cenetta che preparerete all'amato bene, mettendo in pentola tutto il vostro amore. Un uomo che potrebbe mettervi decisamente in difficoltà perché inaffidabile, senza regole e senza morale, senza giudizio, dissennato, a tratti disonesto e cattivo, egoista. Un uomo vile che si pone sulla vostra strada, freddo e violento. Un amore insoddisfacente, incontri di persone sbagliate. Occasioni pericolose da cui potrebbe essere difficile uscirne indenni. Non poche novità ci potrebbero essere oggi a causa di un buon aspetto di Giove e soprattutto di Mercurio. Approfittate di ogni situazione favorevole per sistemare alcune cose che aspettano di essere sistemate da tempo. Complicazioni nel dialogo in famiglia, potrebbe accadere anche che vi sentiate incompresi e vorreste mandare all'aria tutto e tutti. Mercurio oggi non è tra i più positivi. Oggi gli astri ti sono favorevoli, e complici nel realizzare un desiderio che avevi da tempo. Nel tempo libero, potrai dedicarti alla cura del corpo e a qualche attività rilassante e rigenerante. Un consiglio, non essere troppo permaloso. Troverete in un'amicizia recente tutto l'aito di questo mondo per risolvere un vostro piccolo problema, contate però sempre sulle vostre uniche forze. Non datevi per vinti. Riuscirete in un'impresa che pensavate fosse impossibile da realizzare. Poche novità in amore oggi, almeno per la maggior parte di voi. Per i nati di martedì tra le 11 e le 16 si prospetta un interessante ritorno di fiamma. Entrate di denaro che ti metteranno di buon umore. Ma cercate di risparmiare e mettere da parte quanto potete. Il tempo vi mette di cattivo umore. Contatti con persone che hanno a che fare con il mondo della scuola e dell'insegnamento. Molte scelte da fare, soprattutto oggi che a causa di eventi improvvisi potrebbero complicarvi la giornata. Meglio fare poche scelte, decise, ma farle. Inutile restare con le mani in mano. In questa giornata, un po' della vostra voglia di possedere e prevaricare verrà fuori soprattutto con il partner o con un amico. In questa giornata verrete a conoscenza di un particolare della vita di un vostro conoscente, che vi farà riflettere sulla vostra situazione attuale, sentimentale e non. Le vostre proposte non hanno ricevuto risposte entusiaste solo perché non era il pubblico giusto. La pazienza in questi giorni è una virtù importante, soprattutto per quelli che lavorano nel settore del turismo o dello spettacolo. Cielo fortunato per voi. Certo, Marte, Sole, Plutone e Mercurio restano ancora a disturbarvi se appartenete alla terza e alla seconda decade, ma i pianeti lenti per il momento vi producono un clima di basilare serenità. Tanto per cominciare Urano, ora vostro pianeta prediletto, dal segno fidato alleato del Toro poi Nettuno in Pesci, vi regalano uno scorrere della vita quotidiana molto armonico fatto di piccole e costanti soddisfazioni. Respirate un'atmosfera di pace in famiglia, condizione necessaria e sufficiente per ottenere la vostra serenità interiore. Sotto il punto di vista della silhouette, i piaceri della buona tavola e del buon vino possono avervi un poco appesantito negli ultimi tempi. Il sole dissonante dal segno edonista della bilancia, vi suggerisce maggiore moderazione. La vostra forma fisica se ne avvantaggerà presto. Per voi si prevede una giornata nella quale dovrete mantenere la calma in amore, altrimenti potreste perdere le staffe con un non nulla, i nati sotto il segno del Capricorno e dell'Ariete potrebbero darvi del filo da torcere.
Non è colpa vostra se alcuni progetti dal punto di vista professionale si sono arenati, cercate altro. Tutelarti nel corso di questa giornata ti permetterà di trascorrere un buon momento con i tuoi cari questa sera. Per fortuna non avrai nessun motivo di dissimulare le tue emozioni o di reprimere le tue voglie perché ti sentirai nel contesto perfetto per esprimerle al meglio. Potrai godere di una sensazione di fiducia e sicurezza reciproche. Non siete tipi da seminare zizzania tra le persone, ma oggi, se necessario, fatelo pure. Vi aiuterà a prendere tempo e a capire di chi possiate davvero fidarvi. In fondo non è poi così assurdo, se ci pensate. All'inizio vi troverete in imbarazzo e non saprete bene da dove cominciare, ma con queste cose ci si abitua subito, dunque fatevi sotto e provate l'ebbrezza. Sarà comunque a fin di bene e non provocherete nessuna catastrofe. Marte e Mercurio in quadratura al vostro segno, già penalizzato da Plutone e provato da un tour de force alimentare, tutto un weekend di pranzi e cena in famiglia, che vi ha lasciati distrutti e con lo stomaco a pezzi. Anche nel vostro entourage le cose non girano come vorreste, tutti contro di voi insomma, poveri cuccioloni. Vi sbagliate, perché la Luna e Venere stanno già lavorando per rimettervi in sesto sul piano fisico, regalandovi buone opportunità sul lavoro, creatività e fascino. E sempre a proposito di cuccioli, il vostro quattro zampe vi adora, con la sua energia positiva risanerà tutti i vostri malanni. Amore ed Eros, più vi date da fare per tenere in ordine la casa e cucinare buoni pranzetti, più qualcosa si mette storto. Stasera per esempio rischiate di dimenticare il sale nella minestra e l'olio nelle patate da friggere. Un vero disastro. Tutta colpa dei vostri pensieri, traguardi impossibili, litigi frequenti e magari una sottile emicrania, che vi fa desiderare solo il vostro caldo lettuccio. Con spirito risolutivo venite incontro alle esigenze della persona amata. Urano e Nettuno vi fanno collaborare concretamente a rendere l'intesa di coppia condivisa sempre di più e vi stimolano alla decisione e all'azione. Exploit erotici per i single di giugno. Lavoro e denaro, dopo una lavata di capo dal boss e 100 problemi da risolvere con la vostra squadra, correte a casa con l'ansia di un coniglietto o uno scoiattolo inseguiti dalla volpe. Ansiosi di riuscire a rifugiarsi per tempo nella propria tana. Peccato che stasera ad aprirvi la porta ci sia la suocera. I promettenti passaggi planetari vi offrono una giornata vantaggiosa. Il momento è positivo per consolidare la vostra posizione professionale, ma non esagerate. Portate a termine con pazienza impegni di lavoro che vi tengono un po' sotto pressione in ufficio. I nati nella seconda decade cancerina facciano attenzione a non improvvisare, poiché Marte contrario, può preludere a distrazioni frequenti. Benessere, mal di testa di natura nervosa o digestiva, infatti lo stomaco appare gonfio e la cintura dei pantaloni si chiude a fatica. Malessere e malumore oggi fanno il paio e non dimenticate che per stress si può anche ingrassare. Dritte importanti giungono a voi attraverso i sogni, imparate ad ascoltare. Siete distratti e stressati. Fate quindi più attenzione a ciò che fate, guardate a dove mettete i piedi quando camminate. Troppo spesso avete la testa tra le nuvole. Maggiore autocontrollo. Per lei, suocera non solo intrattabile, anche imprevedibile, sarcastica e invadente, o fuggite in Sud America voi, o ci spedite lei. Per lui, interlocutore in affare tignoso, continua ad analizzare tutti i cavilli facendovi perdere tempo prezioso, sotto sotto fumati di rabbia, il capo ve ne dirà quattro. Colore delle emozioni, ruggine. Barometro dell'umore, variabile. Pagellina del giorno. Sentimenti, 6. Attività, 8. Finanze, 8. Benessere, 8. Grazie per aver guardato i miei video, ci vediamo nei prossimi video.